Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con la rubrica New Deck Profile con il mazzo Evilswarm. Come avrete potuto notare dal titolo e dall'immagine di anteprima del video, ho inserito un piccolo comparto Hero come supporto. Allora, nel complesso il mazzo non è un T0, nemmeno un T1, tuttavia è un mazzo che se la cava e la base è abbastanza economica, dovrebbe girare intorno ai 25 euro, non so di preciso. Comunque, senza perderci in chiacchiere, andiamo ad analizzare il mazzo e a fare le giuste considerazioni. Partendo dal comparto mostri non c'è molto da dire, abbiamo Rabbit per evocare i gialloni, poi tre Castor, tre Kerikeion, tre Mandragora che sono una specie di Cyberdrago dell'Evilswarm e Thunderbird, due Thunderbird. Per le Spells invece abbiamo tre Rota, due Pandemic, allora molti ne giocano tre. Io per questioni di slot l'ho dovuta portare a 2 come anche altri diversi giocatori e devo dire che con questo numero di copie mi sono trovato anche abbastanza bene. Proseguendo abbiamo ovviamente due Mask Change, 2, scusate il gioco di parole per evocare i due Hero of Fusions, che cazzo di termine ho detto, vabbè, poi Aldur of Darkness, Raigeki e poi Book of Moon e Dimensional Fissure. Allora, su queste due carte possiamo fare una piccola discussione, quindi aprire una piccola discussione riguardo al motivo per cui le gioco. Allora, Book of Moon. Come avete potuto notare, nei mostri non ho inserito il Dad e come alcuni di voi sanno, Dad è una delle mie carte preferite, è forte ed è figo. Comunque, ho preferito giocarmi Book of Moon perché mi stabilizza, seppur sia una carta sola, stabilizza molto di più il mazzo. Invece, per quanto riguarda Dimensional Fissure, semplicemente per cagare il cazzo, ho detto terra-terra all'avversario il più velocemente possibile. Potreste ribattere dicendo, ma se giochi già Dark Law, per quale motivo giocare Dimensional Fissure, anche perché c'è Macrocosma? Semplicemente perché detto sinceramente e direttamente, vi dico che non ho avuto molte occasioni per evocare Dark Law. Quindi ho reputato Dimensional Fissure una carta che deve arrivare subito, cercare di impedire all'oppo di fare troppe combo, diciamo così, e semplicemente questo. Successivamente con le trap abbiamo doppio mistake, potete portare anche il mazzo a 41 volendo con la terza, con il terzo mistake, che dire, una carta forte contro un po' tutti i mazzi. Fiendish, Chain, due copie ovviamente, Mindcrash, Mirror Force, Infestation, Infection, Bottomless, Macrocosmo, Ring of Destruction, che è una carta che sto amando sempre più, Solemn Warning e infine Vanity. Per le fusioni, come forse ho già anticipato, abbiamo due Dark Law, Anki, tre Ophion, Bahamut, Abyss Dweller, Castell, Emerald, il Drago Ribellione Ixid, o Ixiz, non lo so, il tizio dal nome impronunciabile, Ouroboros, questo è peggio di Exciton, LOL 101 e infine Ragna Zero. Mi auguro che il commento, quindi il commentary alla lista vi sia piaciuta, scrivete qui sotto le vostre considerazioni e quindi anche quindi le vostre critiche, sia positive che negative, eccetto seppur siano costruttive, eccetto tutto, e quindi anche suggerimenti. Quindi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e seguitemi sulla fanpage di Facebook per ogni novità del canale e se mi capita del mondo di Yugi. Arrivederci al prossimo video.